Ciao, svegliati alle 8:30 e siamo in giro per il centro per cercare un posto per fare colazione. È domenica mattina, ieri gli spagnoli hanno fatto un gran casino, ve lo assicuro. E mi sa che la domenica mattina per gli spagnoli oltretutto è sacra, perché è tutto chiuso e quindi non sappiamo dove fare colazione e c'è del nervosismo. Ce l'abbiamo fatta. Questa cosa degli spagnoli, o comunque in generale la gente che viene in Spagna non si sveglia presto, è fantastica. E per presto intendo che sono le 10 di mattina. No, la cosa che mi piace di qui, questa città, questo panorama. Ok, si sta qui tutto il giorno, si va... Ok. E questa è la coda per entrare all'Alcazar. Va avanti parecchio, svolta l'angolo e va avanti altri 100 metri. Scusate, sto parlando italiano. Sì. Quanto cosa è il biglietto, sapete voi? Ma sai, non l'ho capito. Sono 200 possibilità diverse. Sì, perché avevo visto 11,50, però in realtà sembra di no. Però... No, ok, perfetto. Qui non funziona la cippa. No. No. Per fortuna, grazie alla maestria tecnologica di Martina e alla sua carta di credito, siamo riusciti a comprare un biglietto per le 18 con la prenotazione per entrare all'Alcazar, perché altrimenti la fila, come avete visto, era chilometrica. E quindi adesso andiamo a vedere Piazza di Spagna. Mai so stare sotto un uccello grosso del genere, perché è un errore a principianti so stare sotto un volatile di queste proporzioni. Ecco, infatti sta prendendo la mira. Anche la quantità di quello che ti può scaricare addosso potrebbe essere di un certo livello. Ciao Pavona. Una magnolia gigante. Guarda che radici. Ma non c'è un cartello? Che spettacolo! Quindi questa è Piazza di Spagna. Esatto. E c'è una festa di qualche tipo, non si sa se è un raduno militare in stile un po' franchista, oppure abiti tradizionali, bambini con la cuffietta, sì. Militari tutti fichi. Non si capisce, ci sono donne che hanno tipo un'antenna parabolica sulla testa, che deve essere un abito tipico. E ovviamente essendo domenica c'è veramente un casino di gente. Questa piazza però è veramente bellissima.
Questa gran parata militare serve da preambolo all'acto centrale del dia della Fuerzas Armadas, che tendrà lugar nel primero di giugno. Sono bravo. La Plaza de España vuelve a ser el escenario del giuramento colectivo, el que van a prestar unos 2.000 civiles ante la enseña nacional este domingo. El Ministerio de la Defensa tiene programados actos similares por otras plazas del país. Sin ir más lejos, en la jornada de estén excavados unos 300 jurandos se comprometían con la defensa de España en Madrid, en el Palacio de Buenavista, sede del cuartel general del Ejército de Tierra. È anche un po' la piazza tipica dove rischi che ti freghino il portafoglio, c'è lo spettacolo del flamenco lì, che ci sono alcune signore che ti si accostano un po' troppo affettuosamente a volte. Cioè, bisognerebbe fare le riprese quando arriva il cibo, quando ancora è intonso. Però avevamo fame, io assolutamente non ci ho pensato. Comunque torno alla griglia, patatas bravas, Marti ha finito i suoi carciofi e un altro tonno. Molto buono, non so quanto spenderemo. Un'altra cosa, una cosa che non abbiamo capito è come mai a Siviglia ti danno il costino del pane con un solo pezzo di pane e il resto sono grissini. Già il secondo ristorante europeo, non si capisce. Il pane è una cosa preziosissima da queste parti. Crudo. Anche un po' crudo. Che bomba! Adesso saliamo su questa cosa. A quanto pare da qui si dovrebbe vedere tutta la città, cioè da, non da qui, da là sopra. Appena capisco come si fa a salire. Marti è andata a informarsi, ma non la trovo più. Ma che figo! Con i due biglietti nello shop ti regalano due cartoline, cioè una cartolina a biglietto. È ottimo perché... perché le mandiamo al nostro amico Marco. Boh, non lo so cosa. Comics. Aspettate. Grazie alla nostra prenotazione online riuscito a entrare nell'Alcazar. Come sapete, dentro l'Alhambra non sono riuscito a entrare perché c'era troppa fila e mi faceva fatica, mentre qui è stato abbastanza facile. Ora, io i musei e i posti chiusi non li adoro particolarmente, però insomma qui si parla di 1000 anni di storia spagnola, quindi, e pare che andando avanti nella visita dovrebbe essere sempre più bello, quindi stiamo a vedere cosa ci aspetta. Thank you.
italiano di questa sezione è Cortile delle Fanciulle. Si riferisce alla leggenda secondo la quale i musulmani di Al-Andalus pretendevano dai regni cristiani spagnoli come tributo 100 vergini ogni anno. Livello nei videogiochi, cioè te continui a girare nei posti, a un certo punto trovi, ah ma si poteva andare lì, e trovi il nuovo livello, qui è praticamente così. C'è un altro livello da scoprire. Ok. I bagni di Donna Maria de Padilla sono camere di raccolta di acqua piovana situate sotto il patio del Crusero. Queste vasche presero il nome da Maria de Padilla, moglie di Pietro il Crudele. Si racconta che Pietro I si innamorò di Maria e che ne uccise il marito. Maria resistette alle sue avance e si gettò in faccia dell'olio bollente per sfigurarsi e bloccare i propositi di Pietro. In seguito divenne suora, si trasferì in convento, viene vista come un simbolo di purezza nella cultura di Siviglia. E siamo entrati nella parte del giardino dell'Alcazar che è il giardino del labirinto, e quindi mi sembra una cosa molto figa da fare, anche se non credo che si veda nulla. Ad ogni modo c'è troppa roba da riprendere, non so quanta roba metterò nel video, per il resto sarà montaggio e musica. La guardia che ci ha detto che stanno chiudendo, quindi direi proprio che la nostra visita all'Alcazar di Siviglia finisce qui. Vale la pena fare tutta la fila e i soldi spesi? Direi assolutamente di sì, è un posto bellissimo. Il consiglio è di prenotare online e saltare la fila e passare a quelli ai biglietti con riserva. C'è tutto sul sito ufficiale. Quanto abbiamo speso? 12,50 a testa con la prenotazione. Ok, quindi c'era un euro di prenotazione a testa. Sì. Tre magliette per 45 euro. Ho ufficialmente un problema. E questa? Questa è assolutamente la mia. Ma anche questa. È troppo bello. Cosa c'è? Amigos. No, amigos, no. Dai. No. Dai, ma che senso ha? Cioè, vendibile solo in Spagna, veramente. Ma dai. Ma anche bella questa, eh. Questa col disco, è raffinata. No, io queste cose le adoro. Lui? È questo, ma non è quello di Guardiani la Galla, sì. Sono Groot. C'è il limite, no? È il limite di roba, intenditori, no? Vabbè, no, questa è nuovissima. Ti amo 3000, è di Endgame. No, è troppo bello. Senti, ma perché non ne prendi almeno una? La dovrei prendere una, ma a questo punto mi parte la... Ma questo è la fusion tipo Dragon Ball? Tra il lupolo e il lozzo. Il malto, sì. Dai. Paghi 15 euro l'una, ci sono loro. Emozionalmente in difficoltà. Cioè, in realtà potrebbe essere abbastanza trash, amigos. Se ci pensi. Ah, questa deve essere... Sì, Ian Curtis, come si chiama? La musica dello squalo. Anche questa con la DeLorean è bellissima. Questa con la DeLorean è bellissima. No.
Come maionese. 95% maionese. Vabbè. Non è così orribile come pensavo. No, no. Ma questo cos'è? Quella con il miele e il formaggio di capra. Abbiamo deciso di cambiare posto perché diciamo che quello che abbiamo mangiato in, come si chiama, il patio? Il patio. Il patio, non era esattamente un granché, il vino era abbastanza acido e più che altro c'era quella torta fatta di mariscos che... è rimasta un po' sullo stomaco. No, è che era maionese praticamente. Maionese, sì. Era bello, era tipo un tramezzino. Sopra un altro tramezzino, il tutto ricoperto di maionese. Esatto, strati, l'hanno chiamato tarta, cioè torta salata. Perché a casa mia la torta salata è fatta in un altro modo e lo sanno anche loro, tra l'altro. Tra l'altro, comunque, noi volevamo prendere un semplice per chiudere panino col prosciutto e il formaggio, che lo fanno in Spagna, lo fanno anche qui, che vendono scarpe. E niente, no. No, non ce lo fanno perché no. Loro ti danno i panini che si sono preparati prima. Erano anche un po' supponenti antipatici. Sì, no, ho fatto... no, sì, mi rompe il cazzo. Quando hai detto che è aperto questo, 350 anni. Davvero? Era tipo il locale più vecchio presente a Siviglia. Ovviamente si segnano quello che dobbiamo pagare con il gesso sopra la barra. E ogni volta che prendi qualcosa loro aumentano e quando hai pagato fanno linea un prego. Sopra. Insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto mettete non mi piace, visto che YouTube dà questa possibilità, ma se vi è piaciuto mettete mi piace o pigiate sul pollice in su, insomma. Se avete delle domande commentate, comunque iscrivetevi al canale Guido sulla Fipili, poi c'è Instagram sempre Guido sulla Fipili e basta. E ci vediamo nel prossimo video. Buonanotte.